partiamo dall'idea di come il giornalismo dovrebbe essere insegnato e come effettivamente è cambiato l'insegnamento del giornalismo da alcuni anni. Io credo che un giornalista non necessariamente se possa anche essere un maestro di giornalismo, un insegnante di giornalismo, per dire, non so, non credo che Mark Spitz o Phelps potessero essere anche dei buoni insegnanti di nuoto, nonostante le medaglie d'oro che hanno vinto. Quindi non è un meccanismo automatico, anzi, la visione d'insieme che ha un giornalista che pratica questo mestiere, come per esempio faccio io, pratica oramai da 37 anni, non è necessariamente, può essere utile, ma non necessariamente quella giusta per dire a un giovane che voglia fare questo mestiere. Perché si creano una serie di stratificazioni, di incrostazioni, di interessi che rendono poi magari incapace un giornalista con esperienza di spiegare ai giovani. E poi perché il giornalismo cambia, per fortuna il giornalismo cambia, non è sempre uguale, ci sono alcuni elementi fondamentali che restano. Ma il giornalismo, soprattutto con le nuove tecnologie, è cambiato moltissimo. Il giornalismo anche a causa della crisi economica è cambiato moltissimo. Quando dico parlo di tecnologie intendo dire, il lato, the dark side of the moon e il lato invece soleggiato. Il lato soleggiato nel senso che le nuove tecnologie rendono più agile il lavoro, più facile il lavoro, più facile l'accesso alle fonti. Ma il lato oscuro della medaglia è che invece le nuove tecnologie fanno diminuire il numero dei giornalisti necessari. Una volta un giornale nazionale aveva bisogno di 400, mediamente aveva 400-450 giornalisti, Corriere, Repubblica solo 24 ore, ma una volta anche Il Messaggero, Il Giorno ne avevano così tanti. Oggi ne bastano meno di 200, anzi se noi portassimo il Sole 24 Ore di oggi cartaceo, ne facessimo solamente una versione online, probabilmente basterebbe, noi siamo circa 250 giornalisti, compresi corrispondenti all'estero, eccetera, ne basterebbero probabilmente 80, 70, 45-50 che danno il valore aggiunto e 30 che assemblano al desk questa loro. Quindi c'è anche questo aspetto negativo. In più la crisi economica, perché noi stiamo vivendo l'esplosione, l'inizio di questa grande rivoluzione tecnologica per quanto riguarda l'editoria e la stampa, confusa, sovrapposta a una crisi economica. Quindi noi stiamo facendo questa grande rivoluzione fondamentale, dalla quale, giusto o sbagliato che sia, è un dato di fatto, la stiamo facendo in assenza di pubblicità, quindi in assenza di fondi, in assenza di denaro, perché la pubblicità è sempre stata la fonte principale del reddito. Quindi noi stiamo facendo questa crisi dentro un'altra crisi che è economica e che è quella dalla quale non se ne esce. Secondo lei come dovrebbero cambiare i percorsi di insegnamento del giornalismo per rispondere a queste due nuove esigenze? Un giornalista che deve cambiare necessariamente, come diceva prima, i suoi skills, le sue capacità, e allo stesso tempo il giornalista che si trova in un mondo di crisi economica importante. Beh, io credo che se c'è un trade union, un elemento sulla quale ci possiamo, giovani giornalisti o aspiranti giornalisti e vecchi giornalisti, si possono incontrare, è il terreno dell'etica. Questa è quella cosa che resta uguale indipendentemente dalle nuove tecnologie, dal citizen journalism, anzi a maggior ragione, perché esiste il citizen journalism, esistono delle fonti, l'accesso a fonti, un accesso indiscriminato alle fonti come anche quelli dell'ISIS hanno scoperto con grande facilità. E io credo che l'etica sia fondamentale, c'è un elemento fondamentale del giornalismo che è la ricerca delle fonti, la verifica, la ricerca fondamentale ovviamente delle fonti di informazione, ma poi la verifica di queste fonti. Certamente le nuove tecnologie, il nuovo giornalismo elimina. Ricordo una volta, alcuni anni fa, sulle 24 ore, quando c'era il direttore Ferruccio De Bortoli, invitammo il capo di Google, cioè noi che facevamo parte dell'editorial meeting, cioè del quel gruppo che alla mattina alle 11 imposta il giornale del giorno dopo, già così gli viene da ridere, noi alle 11 del mattino impostiamo il giornale del giorno dopo, che ovviamente alle 11 di sera quando è in macchina è già vecchio, ma comunque anche noi dovremmo ripensare completamente come deve essere fatto un quotidiano. Ma comunque venne il capo di Google in Italia e dicendoci appunto, facendoci l'esempio che quando ci fu lo tsunami,
quel Natale di 10 anni fa, mi pare ormai, qualcosa del genere. E, nessuno, ovviamente c'erano i telefonini, c'erano già i telefonini, migliaia di persone fecero, centinaia di migliaia di persone fecero immagini spaventose, gente anche che era vittima dello tsunami. Nessuno le spiegava, lui le mandò alla BBC, ma vennero tutti buttati su YouTube. Allora la domanda che gli feci fu: ma questo vuol dire che con le nuove tecnologie la verifica delle fonti non esiste più, o le nuove tecnologie hanno inventato un meccanismo che in tempo reale verificano le fonti, nel senso che tutto quello che veniva dato a YouTube veniva messo in rete, indipendentemente dal fatto che fosse falso? Voi sapete benissimo che anche le immagini, anzi ancora più degli scritti, si possono falsificare e hanno molta più efficacia. E lui ammise che non esisteva un meccanismo tecnologico che permettesse una verifica delle fonti online, ma che appunto oramai eravamo nel grande cinema. Quindi ecco, la verifica delle fonti è fondamentale e di conseguenza, come dire, di conseguenza l'etica è la ragione per cui si fanno, cioè per che cosa noi facciamo questo mestiere, con l'ambizione di informare, naturalmente anche con l'ambizione di fare carriera, questo umano, ma con l'ambizione di informare o con l'ambizione di sparare le cose, no? Cioè, oramai con le nuove tecnologie l'importante è il tempo, essere rapidi, dare in tempo reale, immediato l'informazione, indipendentemente dal fatto che quell'informazione sia giusta o sbagliata. Un altro esempio velocissimo: l'inizio della guerra civile in Libia, a Tripoli, quando cominciò a Tripoli la guerra civile, dopo il primo giorno di combattimenti, mi pare Al-Arabiya, il sito di Al-Arabiya, perché poi importante o no non conta più nulla, perché c'è un azzeramento, cioè il sito del Corriere della Sera o di Repubblica o del Sole 24 Ore si devono adeguare alle sciocchezze che vengono date da siti sconosciuti, i quali appunto vogliono costruire la loro notorietà sparando notizie, e noi non possiamo non stargli dietro automaticamente, non si capisco perché non possiamo, ma abbiamo l'obbligo in qualche modo, il mercato ci dice che dobbiamo andare dietro. E quindi venne il sito di Al-Arabiya, sparò 10.000 morti il primo giorno di combattimenti e tutti lo dettero. E ricordo che anche al mio giornale mi dissero: guarda, non possiamo non darlo, perché disse: guardate, non è vero, non è possibile. Le famose fosse comuni sulla spiaggia di Tripoli, che non era vero, non erano nemmeno fosse comuni, erano fosse di cemento, ma anche quelle fotografate, ma era stata lanciata questa notizia e non poteva più essere ignorata, non si poteva più recedere da questa notizia. Comunque anche nel mio pezzo dovevo mettere che comunque si dice che, pur sapendo perfettamente che era falso. Pensate che il 6 giugno 1944, lo sbarco in Normandia, il giorno dello sbarco in Normandia, c'erano 250.000 tedeschi e 250.000 alleati, eppure il primo giorno fece qualcosa di morti accertati, credo morirono 1.800-1.900 soldati da una parte e dall'altra, questo per darvi il paragone. Se tu non sei mai stato, non hai mai fatto il cronista, che so, in un posto di polizia al Fate Bene Fratelli, non sei mai stato a una rapina, a seguire una rapina, non hai mai, da cronista, non hai mai seguito un conflitto, non hai la percezione di che cosa vuol dire 10.000 morti, quindi spari questa notizia. Ma questo è stato dovuto, scusate la lunghezza della risposta, è stato dovuto appunto al fatto che non c'è un'etica e non c'è la ricerca delle fonti. Lei prima ha detto che lavora da 37 anni in questo mestiere. Ho cominciato da bambino, naturalmente. Come i social media hanno cambiato il suo modo di lavorare? Lo hanno reso ovviamente più facile anche per me, perché sui social media vedo tutto. I social media sono indubbiamente un elemento di profonda democrazia, perché comunque tutti hanno diritto di intervenire, non hanno più bisogno di me, cioè non serve più il mio lavoro di mediazione. Tant'è vero che io appunto sarò prepensionato, come nella logica delle cose, mi ritengo fortunato per tutto quello che ho fatto, che ho potuto comunque fare in tutti questi anni, perché viene meno il lavoro di mediazione, chiunque può intervenire, si apre un blog, si apre un sito e dice quello che vuole, nessuno lo può fermare. Poi
Sfortunatamente devo dire che più sei crudo, più sei brutale, più insulti, più hai visibilità, e quindi c'è un meccanismo nuovo che sfugge completamente al modello etico di cui parlavo prima. Ricordo, preferisco fare esempi, certo, di vita vissuta, ricordo in Piazza Tahrir, no, nei giorni fantastici, nelle settimane, nei mesi, perché poi è durato mesi e mesi di Piazza Tahrir, ricordo questi giovani blogger, no, che venivano dall'Italia, non solo dall'Italia, entusiasti, coraggiosi, cioè, l'ho trovato bellissimo, e raccontavano quotidianamente in tempo reale quello che succedeva. Però notavo in loro, ero emozionato da vedere, vedere questo giornalismo immediato, l'immediatezza di questo giornalismo spontaneo. Però vedevo anche in loro lo schierarsi, cioè, per dire, nel caso specifico avevano preso le parti dei giovani blogger egiziani, anche loro coraggiosissimi, bravissimi, ma non tenevano conto della realtà egiziana, e tant'è vero che sono stati spazzati via anche nella loro un po' presunzione di voler cambiare le cose senza tenere conto di che cosa fosse l'Egitto. Infatti oggi poi siamo passati al regime dei fratelli musulmani, e oggi siamo un regime che ha fatto quello che ha fatto di totale restaurazione. Anzi, io credo che l'Egitto sia ancora più liberale, l'Egitto di oggi sia ancora più liberale dell'Egitto di Mubarak, perché Mubarak nella sua stagnazione così in qualche modo garantiva un po' di libertà di stampa. Ecco, manca questo, manca l'esperienza professionale. Adesso non voglio dire, io sono passato attraverso le notti passate appunto ai posti di polizia del Fate Bene Fratelli, la bandatura Tello e Valanzasca, le rapine nei ristoranti di Milano, perché poi mi rendo conto che oggi non è più possibile, c'è comunque un accesso più democratico al giornalismo, però poi il costo si vede, cioè la mancanza di esperienza professionale, non è che uno nasce imparato, come si dice, no? E questo manca, ecco, questo è un po' il limite però non si può prescindere dall'esistenza del citizen journalism, dal fatto che comunque c'è un'immediatezza, che va affrontata, che va analizzata, secondo me comunque va migliorata. Io credo che appunto col tempo poi il mercato farà in qualche modo, cioè richiederà, siamo in mezzo al guado di una grandissima rivoluzione tecnologica e anche di pensiero, di come fare il giornalismo. Nessuno sa quando finirà e nessuno sa come finirà, a quale approdo arriveremo, però sicuramente a un approdo arriveremo, e per di quel mercato, non necessariamente il mercato della Coca-Cola o delle automobili, ma una forma comunque di mercato intellettuale di domanda creerà comunque farà pulizia, e resteranno i peggiori e i migliori, succede sempre così. Hai detto che ovviamente questa rivoluzione interesserà il mondo del giornalismo, quindi non può non interessare i percorsi di formazione legati al giornalismo. Secondo la sua visione e la sua idea, come andranno e come dovrebbero cambiare questi percorsi di formazione? Verso quale strada dovrebbero indirizzarsi, anche considerando appunto tutta questa lunghissima e interessantissima carrellata di quelle che sono i social media, di quelli che sono i mezzi di comunicazione, del citizen journalism? Beh, io credo appunto che, come dicevo, torno all'etica di prima, non che noi in Italia, perché poi ci sono scuole storiche, perché nel citizen journalism, nel giornalismo dei bloggers che c'è in Gran Bretagna, nel mondo anglosassone per dirne uno, ma anche altrove, c'è una qualità maggiore perché nel giornalismo precedente, appunto, verifica delle fonti, etica giornalistica, era più presente di quanto non lo fosse nel giornalismo italiano. Il giornalismo italiano è un giornalismo estetico, nel quale la qualità di scrittura conta molto più della qualità invece dei contenuti. E ricordo appunto, io ho lavorato al giornale di Montanelli, non quello di oggi, non che non c'entra nulla con quello di oggi, è un giornale di destra, un giornale estremamente serio, un giornale estremamente libero, grazie a Montanelli. E Montanelli un giorno mi disse, io facevo il cronista, e mi disse: domani vai a stare a Beirut. Lui non mi chiese perché, se io sapessi l'inglese e il francese, cosa sapessi dell'inglese. Lo sapevo perché l'avevo studiato molto, era la mia passione in Medio Oriente, ma non mi chiese nulla di tutto questo. Gli piaceva semplicemente come scrivessi. Questo è molto italiano, all'estero non sarebbe così. All'estero c'è una vera scuola, da noi c'è una scuola artigiana, c'è storicamente una scuola di giornalismo molto artigiana.
E i giornali sono stati sempre correttamente percepiti in Italia, giornali di carta, televisioni, radio, magazines, sono sempre stati percepiti come gli strumenti politici dei nostri editori, il che è vero. Noi siamo principalmente uno strumento, storicamente, noi della Confindustria, l'Unità del Partito Comunista, il Corriere della Sera di tante lobby bancarie e altro, Repubblica di altri ancora, non parliamo del Messaggero, e principalmente domina questo, e devo dire che quindi non abbiamo poco da insegnare in termini, noi come giornalismo italiano, in termini di etica, naturalmente generalizzo, poi ci sono stati dei fenomeni di giornalismo, di autonomia giornalistica notevole. Quindi è ovvio che da una tradizione mediocre è difficile che venga fuori una scuola buona, ma una scuola sempre che fatica poi a distinguersi da quello che è l'imprinting del giornalismo italiano. Nel quale appunto la qualità si vede, basta sfogliare i giornali, tanto cicaleccio, no? Perché per esempio nei giornali italiani si fanno i primi piani? Perché se tu fai 15 pagine di primo piano, non devi studiare, non devi arrovellarti su come fare le altre 50 pagine, già due terzi del giornale è fatto così, e lo riempi di interviste inutili, di pezzi inutili, di cicaleccio, di si sente dire che... E quindi quello che succede è che noi nei giornali, dei quotidiani nazionali, così andiamo costantemente dietro a quello che in questo momento è l'elemento forte del web, appunto il cicaleccio, sparare la notizia, non c'è ancora questa divisione. Quindi come scuola credo che questo dovrebbe essere fatto, sapendo però, precisando subito ai giovani però, che per le ragioni che ho detto, ma anche per altre, comunque i posti di lavoro saranno ridottissimi, cioè decidere di fare giornalista oggi non è come quando l'ho deciso di farlo io 37 anni fa, che sapevo che comunque un posto l'avrei trovato. Oggi, come dicevo, i posti di lavoro si riducono e oggi c'è la crisi economica, quindi i giovani non avranno lo sviluppo, la possibilità di viaggiare, non avranno la possibilità di fare qualcosa di loro, ma principalmente di ricicciare quello che altri hanno fatto, che fonti soprattutto straniere hanno fatto. Quindi il percorso di educazione giornalistica non può che prescindere da questo, cioè dalla realtà, non bisogna illudere i giovani che... Perché quando vengo invitato alle scuole di giornalismo ai dibattiti, una domanda che mi viene sempre fatta è: qual è stato il momento in cui ha rischiato di più la vita in quanto corrispondente di guerra? È irrilevante, non è una notizia, la notizia è il conflitto, non è cosa ho rischiato io in quel conflitto, perché c'è una specie di mitologia, tanti giovani blogger hanno sentito il bisogno di correre in piazza Tahrir. Io non vedo e capisco la ragione, però non vedo lo stesso stimolo di tanti giovani blogger, di tanti citizen journalists che vanno per esempio in Sicilia, a Palermo, a supportare il lavoro dei giudici. Io credo che il lavoro di un collega che fa un'inchiesta sull'acqua in Sicilia sia di gran lunga più pericoloso del lavoro che fa un collega che va a Kobane, per esempio. E invece c'è questa mitologia della... E anche questo rientra nell'etica, anche questo è qualcosa che le scuole di giornalismo dovrebbero insegnare. Di fondo la costruzione di un articolo apparentemente è la stessa, cioè cominciare dal primo capoverso, mettere la notizia e renderla sexy. Però con dei cambiamenti, perché la notizia, mettere in testa la notizia, dipende, se tu lavori per un blog è giusto sparare con la notizia, se io lavoro, oggi pomeriggio devo scrivere un articolo che uscirà domani mattina alle 8, aprire con la notizia non conta più. Quindi il giornale dovrà essere fatto sempre di più in maniera diversa dal sito. E quindi anche il giornalismo dovrà avere delle specializzazioni, però io credo che un giornalismo di base debba essere uguale per tutti, perché un buon giornalista deve essere in grado, sin da giovane, deve essere educato ad essere pronto poi per lavorare per un settimanale, posto che esisteranno ancora i settimanali, per un quotidiano, posto che esisteranno ancora i quotidiani come li intendiamo oggi, per un sito, per la radio, per la televisione. Ci sono degli elementi fondamentali uguali per tutti, e poi ci sono però una serie crescente di elementi invece di diversità. Per chiudere, ammesso che ci sia una risposta, come i percorsi di formazione del giornalismo possono aiutare
a rispondere a questo problema enorme che ha evidenziato lei della crisi economica e della riduzione dei posti di lavoro? Intanto per un giovane che decide di voler fare il percorso di studio di giornalisti, oggi si passa attraverso principalmente dei master di giornalismo universitari, il che è giusto. Nei miei tempi è stato più un lavoro di artigianato ed è giusto che sia così. Nei paesi dove il giornalismo è di più alto livello, questa cosa si fa da quando io ho cominciato, i miei coetanei americani o inglesi cominciavano già dai master di giornalismo. Quindi ci vuole una scuola, un'educazione di alto livello, un'educazione che sia, come dicevo, uguale per tutti all'inizio, ma che poi preveda immediatamente, il più presto possibile, delle specializzazioni. E poi appunto che non dimentichi mai l'etica e non dimentichi mai, io insisto appunto sull'etica e sulla verifica delle fonti. E poi la pratica, perché comunque il mestiere di giornalista... Ma del resto vale anche per il medico, per l'avvocato, cioè ci deve essere una fase nella preparazione, una fase che dura almeno la metà del tempo della teoria, che sia di pratica in un sito, in una televisione, in una radio, in un giornale, ma ci deve essere una fase, deve essere concesso ai giovani di praticare questo giornalismo. Ben sapendo però, appunto avendo la perfetta coscienza che di non desiderare, tante volte i giovani dicono voglio andare all'estero, voglio fare il corrispondente di guerra, ma di capire il valore per esempio del lavoro locale, è lì l'etica del giornalismo e la pratica del giornalismo, la si impara se sei a Latina e vai a vedere a Fondi quanta mafia c'è a Fondi, segui il consiglio comunale di Rieti e vedere se funziona o no, è lì che impari questo mestiere. Poi dopo la specializzazione, la maturazione la farai guardando, avendo prospettive più ampie a livello nazionale, a livello internazionale, ma l'esperienza del giornalismo anche di settoriale, giornalismo sportivo, giornalismo di moda, pur sapendo che non devi specializzarti subito in queste cose, devi cercare di accumulare il maggior know-how possibile. E poi da ultimo, ma come dicono appunto last but not least, non voglio fare lo strafigo di Parigi, intendo dire che le lingue sono fondamentali, se vuoi fare il giornalista oggi devi conoscere quantomeno l'inglese, ma non devi conoscere l'inglese sufficientemente per andare in vacanza nel Wyoming e chiedere dove andare a visitare il luogo della battaglia del Little Bighorn, ma saper leggere e scrivere in inglese, poter fare il giornalista anche in lingua inglese. Questo mestiere non può prescindere da questo fatto, la conoscenza di una lingua assolutamente, possibilmente, anzi do per scontato l'inglese, ma la conoscenza di una seconda lingua, possibilmente una di quelle lingue che saranno il futuro del mondo, per anche in termini di posti di lavoro, cinese, arabo, portoghese, russo, hindi, in lingue difficili, è fondamentale. Cioè un giornalista, prima di pensare di fare un giornalista un giorno, dovrebbe imparare l'inglese quasi come seconda lingua, ma a maggior ragione se vuoi fare il giornalista, intanto perché ti allarghi l'opportunità di lavoro, cioè allarghi il tuo mercato. E credo che se tu allarghi il tuo mercato anche nel mercato anglosassone, che è un mercato mondiale, ovviamente hai più posti di lavoro. E poi perché comunque l'80%, essendo, stiamo parlando di un'industria minoritaria, quella dell'editoria in Italia, ecco, non è la moda, non è le macchine utensili, non è l'automobilismo, l'industria dei media italiana è un'industria di secondo livello, un'industria piuttosto provinciale. Quindi l'80% delle fonti del nostro lavoro sono in lingua inglese, quindi è fondamentale per i giovani cominciare, anzi se c'è qualcuno che ci vede ed è magari 10 anni e decide di voler fare il giornalista, la prima cosa che deve imparare è l'inglese, poi dopo imparerà i meccanismi del giornalismo.